Enzo Ferrari ha costruito in 30 anni un patrimonio di prestigio e di esperienze unico al mondo. In quale misura, ingegnere, la Mille Miglia ha contribuito al suo successo? La Mille Miglia ha contribuito notevolmente al successo mio, ma soprattutto ha insegnato agli italiani a fare le automobili, perché con i nonsensi stradali che proponeva, l'industria automobilistica è stata costretta a studiare vetture adeguate, a superare una prova tanto impegnativa. Ecco, la corsa si è conclusa in un modo molto brusco, direi quasi volgare. Qual è la verità sull'incidente di Guidizzolo? Ma le dirò, la corsa sarebbe finita in ogni caso, perché non è possibile pretendere di arginare l'entusiasmo di 20 milioni di spettatori. È mia impressione che anche i rally odierni, che sono delle corse utilissime, corrono questo rischio. Basta osservare le sbandate delle vetture partecipanti sui percorsi sterrati, dove due siepi umane lasciano il varco alle vetture che sopraggiungono per convincersi che una vettura che esca di strada miete numerose vittime, forse molte di più di quelle che è capitato a Guidizzolo. Ora, l'incidente di Guidizzolo ha un'origine tecnica precisa, lo scoppio di un pneumatico anteriore a sinistro sulla vettura del compianto De Portago e Nelson, che si è verificato per un urto sul battistrada dei famosi occhi di gatto metallici che suddividevano in due le carreggiate nelle curve. Quei famosi occhi di gatto che erano stati messi anche sull'autostrada del Sole nel tratto Bologna-Firenze e dopo tanto tempo si sono decisi a toglierli, constatata la pericolosità di questa innovazione. Quindi, provocato un incidente che purtroppo è costato troppe vittime, perché uno scoppio del pneumatico, della carcassa in croce provocato da questo urto violento in derapata, il pilota poco ha potuto fare nel conseguente afflascimento in rettilineo. Ne è conseguito un processo, un'indagine che ha portato a una lunga istruttoria e un tentativo di rinvio giudizio del fabbricante dei pneumatici e del concorrente, che ero io. Una perizia tecnica è stata redatta da tre incaricati del Tribunale di Mantova, dei quali uno, professore o ingegnere, laureato di una che apparteneva ad una scuderia concorrente di Milano. L'altro era un ingegnere civile che si interessava di costruzioni edili. Il terzo era un geometra che si dedicava unicamente a dei frazionamenti di terreno. È accaduto che dopo questa prima perizia che tendeva a responsabilizzare Englebert e il sottoscritto, ne è seguita una seconda, nominata dal giudice istruttore, la quale, dopo opportuna indagine, ha sentenziato
che nessuna responsabilità sussisteva sia da parte del costruttore di pneumatici che del costruttore dell'autovettura, ma che la causa principale doveva ricercarsi in quello che era stato dichiarato da Ferrari nelle sue testimonianze rese dietro mandato di comparizione. Ingegnere, evidentemente questa situazione, questa esperienza l'ha molto addolorata. Che cosa in modo particolare? Forse una certa campagna di stampa? Ma questa esperienza mi ha infinitamente addolorato, soprattutto per le conseguenze luttuose che hanno comportato questo incidente. Mi ha addolorato perché sono stato 4 anni e mezzo praticamente privato del passaporto, perché ho avuto 3 avvisi di comparizione, perché è chiaro che si va sempre alla ricerca affrettata di un responsabile per dire basta attraverso una condanna non sempre appropriata con la verità dei fatti. Cioè, in quel periodo non ha mai avuto la tentazione di lasciare l'Italia? Non solo in quel periodo, ma anche in altre circostanze. Io ho pensato di lasciare l'Italia, ma cosa mi ha frenato? Il ricordo del tempo nel quale io ho vissuto all'estero e lavorato all'estero, nel 1923, nel 1924. E allora ho concluso che molte sere, rivolgendo gli occhi al cielo, non lo riconoscevo per il mio. E ho pensato che se si doveva soffrire, era meglio farlo dove si è nati. Ecco, l'ingegner Ferrari, un uomo, un personaggio importante, la Mille Miglia, una storia che è quasi una favola, viaggiano per 30 anni praticamente appaiati. Ingegnere, com'era la situazione dell'industria automobilistica italiana nel 1927, o perlomeno in quegli anni? In quegli anni l'industria italiana era l'industria del primo dopoguerra. Quindi una corsa che proponesse un tema tanto interessante, una corsa che si svolgeva di notte e di giorno, offriva la possibilità di sperimentare vetture, turismo, gran turismo, destinate ad una produzione. Quindi la Mille Miglia è stato anche il banco di prova di collaudo di molti prototipi. Ecco, lei poi, dopo questo periodo in cui ha diretto l'Alfa, ha fatto una scuderia Ferrari e poi è diventato costruttore. Era praticamente un uomo solo contro delle grandi industrie. Secondo lei oggi è possibile fare qualcosa del genere ancora, o c'erano delle condizioni particolari quando lei... Ma io credo che le competizioni sono delle palestre ideali per delle emulazioni umane e tecniche. In quel momento io ho preso l'avvio come costruttore di automobili Gran Turismo e indubbiamente la Mille Miglia mi è stata di conforto, ma ripeto, non lo è stata soltanto alla Ferrari, lo è stata anche per case italiane e straniere. Ecco, quando lei scrive nel suo libro per la prima volta una Ferrari batte un Alfa Romeo, accade nel 51 con l'argentino Gonzales, lei dice: ho ucciso mia madre. È una frase molto importante della sua storia questa. Attraverso la Mille Miglia come ha vissuto questo passaggio, questo superamento, diciamo, di sua madre, della casa che le aveva? L'ho vissuto in un modo molto semplice, perché quando io ho ripreso l'attività dopo la guerra, non è che l'Alfa Romeo fosse presente,
altro che con quello che era residuato dall'attività prima della guerra, dall'attività sportiva. Quindi mi sono inserito in queste competizioni automobilistiche e ho trovato il mio spazio, fino al giorno che questa azienda a carattere artigiano non ha trovato una definizione per il suo futuro attraverso una combinazione che oggi la vede sviluppata. Ecco Ferrari, le faccio una domanda che nasce dal colloquio che abbiamo voluto qualche minuto fa, non è prevista dal copione. Poco fa lei mi ha detto non c'è niente di nuovo, è difficile ormai inventare qualcosa di originale. Negli anni 36-35, durante l'autarchia, le sanzioni, avete addirittura inventato un nuovo carburante, un nuovo tipo di carburante. Mi vuole raccontare quell'episodio? Si tratta di un regolamento fatto in funzione della situazione politica contingente del momento. Quando noi eravamo sanzionati, avevo un amico di grande valore che era il direttore tecnico della Shell italiana, l'ingegner Somazzi, e fu definito un carburante tipo che doveva contenere il 75% d'alcol come minimo per essere omologabile. Pertanto ci siamo presentati alla partenza con un carburante che aveva il 75% di alcol metilico, aveva il 20% di benzolio, il 5% di etere di petrolio e un mezzo litro di olio speciale aggregante. E noi abbiamo fatto e vinto una bellissima mille miglia con un carburante nazionale. Quando oggi leggo, a proposito della crisi petrolifera, che c'è chi inventa l'alcol, l'utilizzazione dell'alcol io mi domando, chi ricorda che il Dynamin conteneva già il 10% di alcol quanti anni fa? Ma si viaggiava anche a carbonella, mi pare, no? Ma quello è un altro discorso. Senta, le donne c'entrano molto nella storia dei piloti? Moltissimo. Delle industrie italiane, la più importante, la più conosciuta, apprezzata all'estero, è quella automobilistica. Per quale ragione, secondo lei? Perché abbiamo una vocazione particolare? Forse perché è un'industria anche tanto sportiva. E lo sport trascina, sviluppa l'ingegno, come la fame, dicono per te. No, lo sport indubbiamente difende un'immagine e la propaga a dismisura. Oggi, per merito della televisione, i grandi premi entrano in centinaia di migliaia di case contemporaneamente in tutte le nazioni. Ecco, però lei lo sa meglio di me certamente, questo sport, questo denaro, la pubblicità, gli sponsor, sta un po' schiacciando l'aspetto più romantico, o forse lo ha già schiacciato. Lei non pensa che ci possa essere un'inflazione e quindi una crisi dell'automobilismo sportivo? C'è questo pericolo o no? Il denaro purtroppo serve a molte cose anche poco pulite. Non sempre viene utilizzato per scopi leciti o per chi ha bisogno di mangiare. Sì, Ferrari, abbiamo parlato molto di questa mille miglia, è una favola molto bella. Lei è stato evidentemente uno dei grandi protagonisti e proprio per questo la inviterei a trarre una morale, come si fa appunto per ogni favola. Mille miglia, sono passati tanti anni, 24. Oggi, cos'è rimasto della mille miglia? Serve ancora la mille miglia? Serve parlarne?
serve ispirarsi ancora a questa favola? Sa, una volta, quando ero ragazzo, si raccontavano le favole e si mettevano in evidenza tutti i lati belli di questi racconti. Oggi le favole mi sembra che vengano raccontate mettendo in evidenza i lati negativi. In qualunque modo venga raccontata la Mille Miglia, resta certo fermo un punto, che nessuno potrà mai negarne la funzione eminentemente tecnica, sociale, che ha svolto quella corsa che ha avuto più spettatori di qualunque altra al mondo.